Ciao a tutti, sono il giornalista Ferdinando Capicotto e sono oggi a commentare la partita fra Melfi e Catanzaro. Partita finita per 1-0 per i Lucani con gol al 90° di Vicente con una punizione da oltre 30 metri, con l'evidente complicità di De Lucia che praticamente si è portato la palla in rete. Somiglia molto alla papera che costò la vittoria al Catanzaro contro la regina di Grandi. Purtroppo il Catanzaro quindi esce dal Valerio senza alcun punto, però più che la papera di De Lucia, che essendo comunque un essere umano ci può stare, non bisogna accanirsi contro il portiere, bisognerebbe più che altro accanirsi contro l'atteggiamento rinunciatario da parte del Catanzaro che, dopo aver disputato un'ottima gara contro il Matera, è tornato praticamente quello a cui siamo abituati praticamente. Disputando una gara rinunciataria contro il Melfi per cercare di portare a casa un punto. È inutile nascondersi, il Catanzaro oggi ha giocato per pareggiare. L'unica spiegazione plausibile che possiamo dare è relativa al regolamento, in quanto il regolamento enuncia che se c'è una distanza di 8 punti fra la quintultima e la penultima, i playout non si disputano. Quindi, essendo la distanza di 7 punti fra Catanzaro e Melfi prima di questo incontro, è normale che il Catanzaro sia sceso in campo per portare il punticino a casa e per mantenere le distanze con i Lucani invariate. Atteggiamento questo che non ha portato a nulla, anzi, ha portato praticamente ad un solo tiro verso la porta di Gragnaniello ad opera di Van Rasbeek all'inizio secondo tempo. Per il resto, era l'ennesima partita da 0-0 disputata dal Catanzaro. Catanzaro che come al solito non solo non segna quanto il gol alla fine lo prende. Se l'è fatto praticamente da solo il Catanzaro con De Lucia che se l'è portata in rete la palla, il problema, ripeto, è stato un atteggiamento, l'atteggiamento rinunciatario. Ed era proprio sull'atteggiamento che in settimana si era insistito perché più volte dopo una vittoria il Catanzaro la partita dopo giocava malissimo. Era capitato ultimamente dopo la vittoria contro l'Akragas. A Taranto, Mauro Antonio non aveva effettuato una parata, anzi praticamente solamente una su Kunzi. Oggi idem contro il Melfi che veniva dalla preziosa vittoria ottenuta a Catania, ma da ben 11 sconfitte consecutive. Il Melfi oggi quindi ritorna in lotta per la salvezza, praticamente il Catanzaro gli ha regalato per la vittoria. Purtroppo ci sono dei calciatori, inutile nasconderlo, che in casa giocano in un modo, fuori casa giocano in un altro. Inutile, cioè è un dato oggettivo, Giovinco ha fatto 7 gol in casa, fuori casa nemmeno uno. Purtroppo il Catanzaro, seppur disputi una buona partita dal punto di vista difensivo, ed è inutile nasconderlo, i migliori in campo sono stati i due difensori centrali, Prestia e Sirri, in avanti praticamente non si produce niente, e se non si produce niente è difficile salvarsi. L'anno scorso il capocannoniere del Catanzaro fu Razzitti con 8 gol, quindi nemmeno in doppia cifra. Quest'anno per ora è Giovinco con 7 e seriamente c'è il pericolo per il secondo anno di fila che il Catanzaro non porti nessun giocatore alla doppia cifra e il pericolo dei playout è ancora più grande rispetto è ancora più alto rispetto all'anno scorso. Perché è più alto? Perché l'anno scorso la squadra lottava, era un vero gruppo che si sacrificava e la partita, per esempio, di Pagani vinta 11 contro 9 è nella testimonianza. Invece quest'anno è un gruppo senza anima, un gruppo dove praticamente la vittoria contro il Matera è solamente un piccolo episodio. Il Catanzaro vero a questo punto mi viene da pensare che sia questo visto contro il Melfi oppure quello visto contro il Taranto, ed è una squadra che difficilmente si salverà se non attraverso i playout. È un peccato anche vista la sconfitta del Taranto in casa contro l'Akragas. Vincere oggi sarebbe stato veramente importante sotto tutti i punti di vista, ma anche forse portare quel punticino che speravano di portare a casa gli uomini di Mister Erra. Purtroppo invece il Catanzaro torna dal Valerio senza alcun punto come è capitato in alcuni scontri diretti, come per esempio Messina 2 su 2, oppure con la Paganese in cui si è perso pure, contro il Melfi, quindi è solamente un punto si porta in due partite, contro la Regina si è pareggiato in casa, insomma, gli scontri diretti non sembrano andare giù al Catanzaro, contro il Taranto si è perso pure, quindi
sicuramente l'andamento non è dei migliori. Ora c'è questa gara contro il Monopoli in casa, gara assolutamente da vincere, cioè il Catanzaro non è che ha purtroppo il tempo di stare a pensare troppo alla sconfitta di oggi, ma purtroppo o per fortuna bisogna subito rimettersi in carreggiata a pensare a questa sfida contro il Monopoli, sfida da vincere assolutamente, perché purtroppo non ci sono altri risultati se non la vittoria in questo momento. Ed è un peccato perché ai proclami comunque durante la settimana di un Catanzaro combattivo, di un Catanzaro guerriero, lo stesso Mister Erra ieri in conferenza stampa aveva dichiarato che il carattere sarebbe stato probabilmente l'elemento determinante. Oggi tutto si è visto, meno che un Catanzaro con carattere. Quindi la sconfitta è meritata perché anche se il Melfi non ha praticamente quasi mai tirato in porta, se c'è una compagine che oggi voleva vincere era il Melfi, e quindi è giusto che i punti vadano al Melfi, che è una squadra con un mix di esperti e di giovani, che è penultima, sa di essere penultima e sa di volerla questa salvezza. La domanda è se il Catanzaro pensa di essere una squadra all'altezza di salvarsi o no. Però non vorrei che questa domanda fosse fraintesa, perché credo che il Catanzaro abbia dei giocatori che ancora pensino di essere giocatori che debbano lottare per la promozione. Invece la condizione del Catanzaro è che bisogna salvarsi, play out non importa, l'importante è mantenere la categoria. Purtroppo sembra veramente che tramite play out sia l'unica soluzione, perché appare che le Aquile vogliono, gli piace giocare con il fuoco. Per questo mio secondo intervento è tutto, spero di essere stato conciso e chiaro. Vi do appuntamento al prossimo incontro Catanzaro Monopoli.